Care sorelle e cari fratelli, iniziamo dalla prima lettura. Molti prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. La resurrezione è e deve essere una forza di amore che compie dei segni e intorno ad ogni comunità vi sono segni. Non c'è niente di misterioso, di magico. Queste sono le caricature di chi cerca sempre qualcosa di sensazionale perché non sa vedere e riconoscere nella vita ordinaria i segni della presenza di Dio. Segni dell'amore che sono quei tanti piccoli miracoli, frutti del risorto, che accompagnano la nostra vita. E c'è una forza della resurrezione che viene donata a ciascuno di noi, quella capace di sconfiggere il male, di superare ogni distanza, che diventa uno spirito di amore, quello spirito della resurrezione che ci rende capaci di trasmettere l'amore del Signore ai tanti, tantissimi che ne hanno bisogno. Allora, intorno ad ogni comunità c'è una forza di amore. Sono quei tanti segni che non sono scritti nel Vangelo, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, ma che ci aiutano a credere e dobbiamo saperli riconoscere e anche volerli. Il Signore compie miracoli se c'è fede. Se crediamo alla resurrezione, il vero miracolo è la vita che cambia. Il vero miracolo è una solitudine sconfitta, una comunità incerta, incredula. E guardate, l'incredulità più nostra è la tiepidezza. Per certi versi, magari fossimo freddi, non siamo né freddi né caldi. La nostra incredulità, lo scetticismo di Tommaso per noi è, non lo so, vediamo, finché non vedo poi comunque non credo. È la tiepidezza, la nostra incredulità ordinaria, che vuole essere sempre convinta e che non cambia niente della vita. I veri miracoli sono la vita che cambia, è l'innocenza dei peccatori, è l'uomo vecchio che diventa nuovo e sono anche quei tanti segni che anticipano il giudizio finale e che realizzano la beatitudine del cielo. Cioè, ogni volta che il povero è accolto nel nome dell'amore di Gesù, che l'affamato ha da mangiare, che l'assetato ha da bere, anticipiamo un po' di quella beatitudine che comprenderemo pienamente nel cielo. Allora dobbiamo crederci non tanto confidando nelle nostre capacità, ma nella forza del suo amore. E dobbiamo saper riconoscere, noi che siamo tardi di cuore, lenti di cuore, come i due discepoli di Emmaus, la sua presenza nella nostra vita e anche aiutare tanti. Per questo i 50 giorni di fuoco, che è soprattutto accoglienza, ascolto, vicinanza, e questa porta del popolo può e deve diventare la porta fidei, cioè ognuno di noi può rappresentare come una porta perché altri possano vedere attraverso di noi la fede del Signore che ha vinto il male e la morte. E guardate, non servono cose straordinarie, ma un cuore buono, attento, sensibile, che sa comunicare l'entusiasmo del Vangelo che diventa anche intelligenza di amore, la passione che diventa anche attenzione all'altro, sensibilità. Un cuore tiepido non convince nessuno. Allora quell'entusiasmo, quella vita che ricomincia quel primo giorno dopo il sabato, cioè con la resurrezione, con la Pasqua,
diventa attenzione, sensibilità, vicinanza ai tanti che incontrerete in questi giorni e soprattutto in tutti i giorni della nostra vita. Infine, il Signore viene ad aprire le porte chiuse, e anche per questo oggi cominciamo volentieri le porte che si aprono, non soltanto appunto fisicamente uscirete, percorrerete una piccola processione appunto qui nella piazza, ma soprattutto tutti noi sentiamo le porte della tristezza, della rassegnazione, del pessimismo, le porte del cuore chiuse, attraversate da questo Signore risorto che continua a dire pace a voi, e la sua pace è la fiducia che continua ad avere nella nostra vita, è l'amore che non soltanto non ci toglie ma anzi ci restituisce pieno. Tutti noi siamo indubbiamente come Tommaso, tutti noi viviamo in maniera molto concreta l'incredulità di Tommaso, insisto, è la tiepidezza, la nostra più banale incredulità, che oltretutto può sembrare intelligente, che sembra ci prevenga da delusioni. L'entusiasmo, la passione, la gioia degli altri discepoli che dicono abbiamo visto il Signore, l'abbiamo incontrato, viene smorzata dall'intelligentone che pensa in fondo di capire tutto, che vuole, che rivendica di capire tutto perché riduce tutto a sé. Quante volte anche noi la nostra tiepidezza è pratica, cioè non si può fare, è troppo difficile, non è per me, è quel poco amore che non cambia niente della vita e che in fondo crede che la resurrezione è soltanto un modo per addolcire, per rendere meno dura la vita e le tante avversità della vita. Ma la resurrezione non è un narcotico per rendere un po' meno dura la durezza della vita, è la vita che cambia. Questa è la differenza. E allora, come Tommaso, anche noi vediamo quei segni della passione diventare al contrario segni della vita che non finisce. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Quelli che credono quando nel buio non c'è luce, ma la cercano e sanno che c'è. Come tanti uomini che sono rimasti misericordiosi e che hanno dato la vita per il Vangelo e che sono le stelle della resurrezione. Allora la pace che il Signore ci dona, rendiamola nei nostri visi, nella nostra scelta di andare incontro agli altri, di non avere paura della bontà e della tristezza, essendo anche noi testimoni del risorto, aprendo i tanti cuori chiusi con quella dolce forza dell'amore del Signore che ha vinto il male e la morte, per liberarci dalla tiepidezza e dalla incredulità, per aprirci gli occhi e per cambiare questo mondo. E così sia.